Zero CO2. Ok, ci sei, ti vedo. Se metti in condivisione Eccomi. lo schermo, partiamo anche con la tua startup. Eccomi. Vai, puoi Buongiorno, andare. buongiorno, Perfetto, sono countdown 5 minuti a partire da ora. Benissimo, buongiorno, sono Andrea di Zero CO2, riforestazione ad alto impatto sociale. Oggi volevo partire dal problema per il nostro pitch. Come tutti sappiamo, la crisi climatica è diventata ormai una tematica importantissima, ne parliamo sempre di più. Venti degli anni più caldi sono stati registrati negli ultimi 22 anni. Le foreste stanno andando in via di estinzione, l'equivalente di 30 campi da calci viene distrutto ogni minuto. Il problema che noi affrontiamo in Zero CO2 non è soltanto questo, ma è anche che la mancanza di trasparenza nell'offsetting di CO2 e la scarsa tracciabilità dei progetti di riforestazione. Scusate, non va avanti. Chi siamo? Zero CO2 nasce nell'ottobre 2018 da Andrea e Virgilio, un ragazzo italiano e un ragazzo guatemalteco. Nel novembre 2019 è stata fondata in Italia e nel primo anno abbiamo raggiunto dei risultati incredibili. Abbiamo piantato 180.000 alberi in due paesi diversi e circa un anno dopo siamo arrivati a piantare quasi 400.000 alberi. E il nostro scopo è chiaro: compensare emissioni di carbonio e avere un impatto sociale nei progetti che gestiamo. Il nostro prodotto ha varie funzionalità, quindi da una parte gestiamo in prima persona progetti di riforestazione per compensare CO2, gestiamo l'intera catena del valore. Abbiamo un processo di piantagione al 100% tracciabile attraverso una tecnologia blockchain che abbiamo sviluppato internamente. Inviamo aggiornamenti fotografici ai nostri clienti, sia B2B sia B2C, quindi un cliente che compra un nostro albero e che finanzia uno dei nostri progetti, riceve foto del proprio albero durante la crescita e in più possiamo integrare semplicemente con un API tutto il nostro servizio e tutti i nostri prodotti nei portali o nelle applicazioni del nostro cliente. Quindi stiamo rivoluzionando il mercato della compensazione di CO2 attraverso dei servizi tracciabili e trasparenti al 100% attraverso una tecnologia blockchain. Il nostro business model è sia B2C che B2B. Per il B2C i clienti adottano, regalano un albero per compensare la propria impronta di CO2 personale e poi facciamo del merch sostenibile, prodotti di innovability, così li chiamiamo. B2B invece facciamo innanzitutto una valutazione dell'impronta di carbonio delle aziende che collaborano con noi e poi creiamo dei piani di carbon neutrality e di carbon offsetting. I nostri partner sono più di 150 aziende B2B e 7.000 clienti B2C. Tra questi vediamo grosse aziende italiane, Almaviva, Intesa San Paolo, Engineering, Flowy. E con tutte queste aziende facciamo sempre dei progetti diversi e di innovazione con impatto ambientale ed impatto sociale. I risultati raggiunti fino ad ora sono questi che vedete nello schermo, quindi abbiamo piantato 400.000 alberi, i nostri financial durante il primo anno abbiamo raggiunto un fatturato di 370.000 euro, quest'anno dovremmo raggiungere il milione con un 32% di margine EBITDA. Facciamo anche engagement con la nostra community e sui social impattiamo più di 50.000 persone e fino ad ora abbiamo supportato 7.500 famiglie contadine nei paesi in via di sviluppo in cui lavoriamo. A breve si spera che otterremo la certificazione B Corp, siamo già società benefit. Questi sono alcuni dei nostri competitor, ce ne sono tanti nel mercato che fanno quello che facciamo noi. Noi ci differenziamo per questi 5 punti, quindi l'impatto sociale, la trasparenza, la tracciabilità grazie a Chloe, il controllo dell'intera catena del valore. Noi gestiamo i nostri progetti dalla scelta del seme fino a quando diamo l'albero alle comunità e l'integrazione con API.
Il team è composto da persone di eterogenee, con background diversi. Andrea e Virgilio sono i due founder. Proprio adesso abbiamo aperto anche in Iberia con un team di imprenditrici dedicato, e entro il fine dell'anno apriremo anche in Francia. Il nostro futuro è questo. Nel 2021 abbiamo aperto un progetto in Africa e nel futuro ne apriremo tanti altri e svilupperemo nuove soluzioni. Queste sono le nostre previsioni finanziarie, che andranno ad aumentare. Stiamo aumentando il fatturato circa del 300% year on year. Grazie mille. I nostri timer erano perfettamente sincronizzati. Se togli... ecco, okay, perfetto, ti vediamo. Complimenti. Senti, no, la domanda che ti farei è, e quindi voi qui cosa cercate? Cioè, ho visto che siete una realtà piuttosto importante anche. La domanda che mi viene è: cosa vi aspettereste da una eventuale vittoria qui a Digital? Ma guarda, in realtà siamo una realtà strutturata, ma sviluppiamo tanti prodotti, abbiamo bisogno ovviamente di investimenti per svilupparli, e quindi quando ci sono delle opportunità che ci possono dare del capitale, ma oltre il capitale anche un supporto, certo, operativo e un network che espande le nostre, certo, visibilità, giustamente ci fa sempre comodo, e quindi fondamentalmente per questo. Ecco. Perfetto. Questa sarebbe una startup di quelle che piacciono a Roberto. Sì, ma ai due Roberto, sia Roberto De Nicolò, ma credo, esatto, che anche il ministro Cingolani. Sì, il ministro Cingolani sarebbe... apprezzerà, sì, diciamo, una realtà del genere. Infatti in una delle ultime interviste, diciamo, si è proprio parlato di come, diciamo, la riforestazione, diciamo, quindi il piantare nuovi alberi, ci dovrebbero fare un super bonus, sì, solo per quanto riguarda il verde, e quindi, sì, diciamo, sì, salvare, diciamo, il nostro pianeta con strumenti molto più semplici di quelli che potremmo immaginare. Basta infatti, diciamo, ricorrere a madre natura per sistemare un po' i danni che abbiamo fatto fino ad oggi. Complimenti, vediamo se ci sono domande da parte del comitato scientifico. No, al momento non ce ne sono. Ti ringraziamo, complimenti, e passiamo alla prossima startup.